pomeriggio a tutti e grazie per la vostra partecipazione a questa terza rassegna Premio Eccellenze alla Professionalità 2019. Un saluto di calorosa accoglienza e ospitalità lo porgiamo agli emeriti premiati di qui a poco. Con orgoglio ve li presentiamo nelle persone dei signori Michele Cucuzza, Antonio Marziale, Lino Valeri, Giuseppe Gualtieri, Nick Spatari e Francesca Scopelliti. Ovviamente nessuno di loro è primo e nessuno è ultimo, si tratta di professionalità eccellenti. Con noi, come sempre, ci sono altre personalità istituzionali che arrivano dalla Brianza, terra meravigliosa con la quale, già con il sindaco Marisa Romeo, il comune di Ferruzzano era gemellato. E poi la nostra Accademia ha allargato gli orizzonti culturali gemellandosi con l'Associazione Culturale Calabro Brianzola, il cui presidente da più di 15 anni è Vincenzo Versace. Gli interscambi culturali sono intensi e sempre finalizzate a creare ponti ideali tra il nord e il sud d'Italia, tra quei luoghi del cuore che vanno al di là di ogni confine geografico. Per loro vi chiedo un applauso affettuoso. Amici, è doveroso, prima di dare corso alla serata, fare due precisazioni. La prima riguarda il cambio di denominazione dell'Accademia, che da Città di Roma passa ad Atene Nike. I soggetti sottoscritti hanno preferito in piena autonomia questa denominazione per rivalcare la nostra classicità. La classicità di tutto il territorio della Calabria e particolarmente di quello della provincia della città metropolitana di Reggio Calabria. Siamo certi e orgogliosi della nostra storia e perciò attraverso l'Accademia del Mediterraneo Atene Nike vogliamo non riscattarci, non abbiamo nulla da riscattarci, ma rafforzare le nostre origini culturali e classiche e portare avanti un largo ventaglio di iniziative con lo scopo di promuovere la conoscenza delle risorse della nostra terra. Non mi dilungo perché la serata è vostra, ma l'altra precisazione è molto più intima e riguarda il valore di questa data, 2 marzo 2019, una data concordata con gioia e rispettata con la stessa gioia di spirito dal gruppo allietato dalla giovane Ivana Camarda. Figlia adorata della nostra presidente Concettina Audino, qui presente. Ivana è volata nel cielo sempre più blu della nostra Calabria il giorno 28 dicembre ultimo scorso. E siccome i sogni non muoiono mai all'alba, tanto per citare la nota canzone di Domenico Modugno nel blu dipinto di blu, il suo sogno oggi si realizza e la sua poltrona è già occupata come sempre. Proprio a lei vogliamo intitolare questo premio. Grazie. Noi abbiamo cercato di creare qui su questo palcoscenico un clima molto familiare, non da manifestazione, ma utilizzando la tecnologia abbiamo un attimino la presunzione
di dire che questa manifestazione sia una sorta di piccola trasmissione televisiva, approfittando anche del grande, della grandezza di qualcuno dei nostri premiati. Quindi abbiamo realizzato dei piccoli video introdotti da delle canzoni indimenticabili che tutti conosciamo, per andare un attimino ad analizzare il percorso antologico di ognuno dei premiati. Quindi abbiamo scelto delle immagini, ci perdoneranno i premiati se magari sono delle immagini che non tanto piacciono loro, però abbiamo fatto noi questo tipo di raccolta, vuole essere semplicemente un omaggio. E partiamo con la prima premiazione, che è dedicata e offerta, diciamo, al maestro Nick Spatari. E andiamo a vedere chi è Nick Spatari attraverso, come vi dicevo prima, vi anticipavo, attraverso il filmato. Vai. Ma dove va a dormire il cielo? Magari dove dormi tu? E respirare sul tuo seno, amo, amo. Tu, solamente tu. Primo premiato Nick Spatari. Beh, Nick è contentissimo naturalmente, no? Anche se io personalmente penso che siete un po' in ritardo, perché Nick compie 90 anni quest'anno, siamo qui da 50 anni e il low crazy, o comunque la diciamo della zona, si muovono poco. No, le scuole, gruppi, insomma, non è che sono molti, vengono molti più di fuori, Cosentino, Catanzarese, insomma, Vibonese, si muovono molti di più che non quelli più vicini, stranamente, perché il Musab che noi abbiamo realizzato in questi 50 anni, lavorando proprio senza fondi pubblici, niente, con tantissimi giovani di tutta Europa, e pochi locali perché non sono pigri, no? Anche se da tanti anni, da quando è iniziata l'Università di Architettura di Reggio con Cristelli, avevo insistito di mandare queste ragazze a Musaba che imparano la tecnica, cioè lavorare con le mani, capire la tecnica di costruire, perché sul computer è una cosa, ma farla in realtà è un'altra storia, no? E non ci siamo mai riusciti a smuoverli in quel senso lì. E questo dico, anche i giovani di oggi sono, a mio avviso, viziati, troppo viziati dai genitori. Dovremmo, per esempio, adesso si parla molto dell'ambiente, no? È importante, finalmente dicono che l'ambiente è la prima cosa. Però basta che tu ti vada intorno sulle strade, spazzatura dappertutto, buttano fuori in giro tutto, non c'è cura, no? E non c'è rispetto. E io dico anche l'agricoltura che si è perso, tutto abbandonato.
cioè, tutti sono oggi architetti, ingegneri, insomma, boh, ma non basta, abbiamo bisogno anche di artigiani, no? Dove sono questi artigiani? Non c'è più nessuno, io sto cercando gente che devono fare certi lavori da noi, non esistono, è un problema. I genitori hanno agevolato i figli che vogliono fare questo, fare quello, però non hanno mai spiegato che significa imparare, fare e anche guadagnare, no? E non è che sta lì all'università fino a 30 anni, insomma. Cioè, erano più attivi perché c'era anche più attività in giro, no? Poi un po' alla volta si è flosciata tutto, poi che vale che fanno? Se ne vanno, perché non c'è lavoro qua, trovano queste scuse per non fare niente. Allora vanno poi, che ne so, Lussemburgo, Francia, eccetera, fanno i pizzaioli praticamente tutti, no? E guadagnano qualcosa in più forse, ma li spendono anche tutti là, quindi non è che cambi più di tanto, no? Io non capisco, perché la Calabria è una terra fantastica, bellissima, no? Io ho girato il mondo, all'epoca ho scelto io di venire in Calabria con Nick, no? Potevamo andare ovunque nel mondo, e io ho scelto io la Calabria che mi affascinava questa terra. E perché i calabresi non la capiscono? Mi domando. È strano, eh? Ecco, la signora ha consegnato a Lilli Sabatini il premio dell'Accademia Tenanica Nick Spatari, tirato dalla moglie, e desideriamo regalare questo progetto realizzato dai ragazzi dei licei Mazzini di Locri insieme a me, a Bruno Panuzzo, sul femminicidio. Quindi questo è il premio. Sì. E continuiamo con la seconda premiazione, un volto noto a livello nazionale, una persona che è entrata nelle nostre case attraverso l'informazione, attraverso innumerevoli programmi della televisione nazionale, è divenuto alla fine uno di famiglia. Prima si parlava del fatto che questa è come se fosse una specie di riunione di famiglia, e la vita non è come una scatola di cioccolatini, come diceva Forrest Gump, ma è come, secondo me, come i cerchi dell'Audi, destinata un attimino a chiudersi. Quindi Michele Cucuzza negli anni è divenuto un volto notissimo della televisione nazionale, e abbiamo veramente il grandissimo piacere di averlo qui. Si parlava prima della manifestazione delle sue origini calabresi, ed è un elemento, insieme ovviamente a tutti gli altri premiati, che deve fungere da guida alle nuove generazioni, perché è una persona che veramente si è fatta notare in maniera positiva e attraverso la sua stessa persona ha fatto sì che il nostro territorio, come dicevamo prima con la signora Spatari, ha bisogno di input positivi. Michele Cucuzza è stato uno di quelli che gli input positivi gli ha saputi conferire, e come. E prima abbiamo scelto un brano molto delicato per quanto riguarda la prevenzione di Spatari. Adesso il brano che abbiamo scelto per Michele Cucuzza è un brano dei Beatles che si intitola Yesterday. Noi siamo quello che il nostro passato ci ha fatto sì, quello che il nostro passato ha fatto sì che in noi si concretizzasse. Attraverso il passato affrontiamo il presente, e attraverso il presente cerchiamo di preparare nel modo più splendido quello che è il futuro. E attraverso questo piccolo filmato di 1:20 abbiamo cercato di ripercorrere un attimino quella che è la carriera di Cucuzza attraverso Yesterday dei Beatles, un brano immortale. Spero che la possa far pensare al suo passato e a quanto di meraviglioso le ha consentito di poter fare. Vai. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now you feel so nigh here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I know that the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday, decidedly, why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday.
yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need you, place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Un applauso a Michele Cucuzza. Per me è anche un po' un ritorno, perché io sono siciliano ma mio padre era di Palmi e io a Locri ho anche tratto spunto da un libro che ho scritto quando c'erano i ragazzi di Locri subito dopo il delitto Fortunio e quindi ho frequentato questi luoghi. La mia carriera continua, mi ringrazio, ma io intanto non ho smesso e non intendo smettere, quindi collaboro con la RAI, faccio un programma a Radio 1 che si chiama Manuale d'Europa e poi soprattutto a Telenorba vicino a Bari, dove conduco un programma quotidiano un po' tipo Vita in diretta che si chiama Buon Pomeriggio, quindi è per me anche un riconoscimento per il lavoro che continuo a fare. Quindi abbiamo il problema della perdita di memoria, c'è il presentismo del click, tutto si esaurisce in un click e non è soltanto da queste parti, è dappertutto, quindi organizzare manifestazioni che ci inducono a riflettere, a pensare, a ripensare alle nostre radici, ma anche all'incontro, a prepararci all'incontro con gli altri, secondo me è la strada più importante, cioè è quella della cultura. Noi siamo in un periodo in cui, inebriati da questi strumenti fantastici che sono quelli i social collegati con internet, stiamo un po' perdendo le nostre caratteristiche. Pensate che stiamo discutendo se e come studiare la storia a scuola, insomma, questo per dire come siamo ridotti, ecco. Bisogna essere ottimisti e quindi iniziative come queste devono essere salutate con grande apprezzamento e farvi complimenti a voi e naturalmente anche alla vostra TV, perché è di questo che hanno bisogno i giovani. I giovani hanno bisogno di avere punti di riferimento. Ecco il premio, consegna alla dottoressa Romeo. Devo ringraziare tutte le amiche e gli amici che sono stati cortesissimi nell'ospitalità, l'accoglienza, le signore che sono lì, l'amico Versace. Chiedo scusa se non li cito tutti e anche se qualcuno non li ho riconosciuti subito, ma nel mio cuore ci siete tutti. Grazie mille. E a nome dei ragazzi della Locride, Ingrid le consegna un lavoro realizzato appunto dai ragazzi di Locri, dal magistrale insieme a me, sul femminicidio. Grazie. E io a questo punto della manifestazione mi pregio di invitare qui sul palco un carissimo amico, un maestro, non solo perché la sua professione in passato l'ho portata a scuola ad insegnare per tanti anni con grande successo, e chiamo qui sul palco il mio caro amico Giuliano Zucco. Cioè parlare di qualcosa di importante. Grazie. Perdonatemi un po' di emozione, che è giusta. Siamo umani. Io vorrei che questa sera, da questo profondo sud, da questa terra calabra, spesso ingiustamente mortificata, decollasse un messaggio di pace, gioia e serenità, nella speranza di essere tutti noi decifrati in un futuro più armonioso, non solo come figli di una terra amara e bella, come qualcuno disse tempo fa, ma come figli di un mondo che appartiene a tutti, dove si respira storia, arte, cultura. Il tutto dentro quel sogno mediterraneo, arricchito da quell'immenso sentimento che in tutte le lingue si chiama amore. Tempo fa,
Un amico che mi porto dentro da sempre, di cui alla fine vi dirò il nome, mi disse che era nato all'ombra degli ulivi, nel versante tirrenico di questa terra di Calabria, e che poi, per uno strano gioco del destino, era stato spinto, per motivi di lavoro, sulle belle e incantate spiagge della nostra costa ionica. Qui, mi disse, ho trovato le mie radici, di cui non potrò mai più farne a meno. Ionia, così ha chiamato questa parte geografica della terra un famoso poeta greco di nome Costantino Cavafis, e a questa terra ionica ha dedicato questi versi che ora io mi permetto di leggervi. Se abbiamo abbattuto le loro statue, se li abbiamo cacciati dai loro templi, non per questo gli dèi sono morti. O terra ionica, sei tu che essi amano ancora, quando l'alba di agosto ti avvolge tutta, nella tua aria passa un vigore di quella loro vita e una figura adolescente di Efebo, indecisa, immateriale, corre via veloce sull'alto delle tue colline. Magnifici questi versi, ci appartengono in tutto. Questa sera noi qui riuniti ricalchiamo nella cultura della civiltà che stiamo vivendo quelle tracce archetipe ereditate e su cui tanti prima di noi hanno camminato. L'amore verso la vita, in una totale condivisione dove l'arte e la creatività, il talento e il valore saranno sempre inseguiti con forza, determinazione, in quelle sfere emozionali dove l'etica e la morale risiedono da sempre. Sono felice questa sera, credetemi, veramente felice, perché si parla e si premiano alcuni figli di questo lembo di terra che qualcuno, ascoltatemi adesso, che qualcuno paragonò alla lingua. Una lingua di terra, certo, si parla in senso metaforico, una lingua di terra stretta e lunga, immersa nel Mediterraneo. Una lingua di terra ricca di papille gustative che continuamente trasmettono estro e fantasia, gioia e bellezza, selezionando sapori delicati o forti, distinguendo il buono dal cattivo, il bello dal brutto, il vero dal falso, in un crescendo continuum alla ricerca, lo sapete, della verità. La verità è alla base, o se volete all'apice, di ognuno di noi. Senza di lei ogni percorso purtroppo è incerto, può generare sofferenza e spesso dolore. In questa terra di Calabria, unica nel suo genere, sono nati coloro che questa sera sono premiati, figli orgogliosi di questa madre che la natura ha reso felice dotandola di tutto ciò che si può desiderare. Spiagge immense, baciate dall'amico mare, colline popolate di vita, colori e profumi, e poi le montagne, le nostre montagne, dalle cui foreste ci arriva ossigeno per il corpo e l'anima. La mia, la tua, la nostra Calabria, terra fertile per cultura e storia, amata dai greci, dagli egizi, dai fenici, terra benedetta, abitata da quella popolazione di italioti da cui poi tutta la penisola prese il nome di Italia. I protagonisti di questa sera sono personaggi che ognuno per le proprie competenze ci hanno dato e ci danno ancora messaggi ed esempi di grande rilievo.
lasciando tracce che niente e nessuno potrà mai cancellare. Sono tracce di grande valore su cui ognuno di noi potrà camminare per portare avanti quel sogno di civiltà e benessere che accomuna tutti i popoli. L'attualità, il momento in cui viviamo, è triste, angosciante, problematico e pieno di disagi. Questa sera le nostre eccellenze ci dicono con il loro vissuto che niente è impossibile. Riflettete, niente è impossibile. L'impegno, il lavoro e il sacrificio nella consapevolezza rigorosa e totale di noi stessi ci potrà venire in soccorso. Tenendo sempre fermo il concetto che le persone non si addestrano, ma si educano con esempi di vita condotta nel rispetto delle regole e della legalità. Condividere questi concetti questa sera con voi tutti è la cosa più bella, credetemi, che potevo fare, e l'ho fatta in piena umiltà e consapevolezza, perché tutto ciò che si dirà e si farà ancora porterà la nostra anima verso quel sentimento chiamato amore che nasce, vive e convive in tutti noi. Ah, dimenticavo di dirvi il nome di quell'amico di cui vi ho parlato prima all'inizio e che mi porto dentro da sempre. Si chiama Giuliano Zucco, ed è con emozione che vi dico: sono io. Per il prossimo personaggio premiato, che è il prefetto Giuseppe Gualtieri, ho scelto, oltre che le immagini che vedrete, un brano molto significativo, un brano che amo particolarmente, che è My Way di Frank Sinatra. C'è una canzone con un testo molto particolare, perché parla del fatto che un uomo nella sua vita è l'elemento che può fare la differenza, che può cambiare le cose. Anche se tante volte la vita ci sposta da una direzione all'altra e siamo come delle piume prese da improvvise brezze di vento, la determinazione di un uomo può fare la differenza. Questo brano Frank Sinatra lo incise più o meno al termine della sua carriera, e paradossalmente divenne uno dei brani più conosciuti. E il testo, secondo me, si addice a quanto quest'uomo, il dottore Gualtieri, ha fatto per la nostra terra, tante volte anche a rischio della propria esistenza, però credendo fermamente negli altissimi valori della legalità. E possiamo far partire il brano. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, he stated clear, he stated my case, oh, wish uncertain. I breathe the life of school, I travel each and every highway, oh, more, much more than is, and did it my way. Walking since man I have begun, if nothing said when I sat to say the world will deal me free, and of the world the one in the end, the red shells I feel the clouds and see the glow. Ma intanto sono chiaramente felice per il premio, però la cosa che mi gratifica di più, che a darmelo, a scegliere me come destinatario di questo premio, è stata un'associazione culturale che
che nel suo stesso nel nome che porta ci indica la strada, cioè della vittoria attraverso la cultura, perché questa terra che purtroppo ci ha fatto assistere ad episodi anche gravi, ha mantenuto però in sé quel germe della cultura che la fa andare avanti faticosamente e forse è l'unica ricetta per riuscire a farla ritornare a quella bella terra che tutti conosciamo. Le istituzioni nella provincia di Reggio e nella Locrida in particolare da sempre fanno la loro parte. Certo, c'è una istituzione che è la più importante, cioè la comunità dei cittadini, che spesso dimentica di questo dovere e diritto di cittadinanza e si affida a dei poteri e a delle lobby che sono forse esterne a quella che è la struttura della comunità e dello Stato. Io credo che bisogna avere fiducia anche nella politica, perché la politica con la P maiuscola è, secondo me, una nobilissima e necessaria arte in cui i giovani devono iniziare ad essere preparati, proprio studiando con la cultura. Poniamo il premio. In aggiunta c'è il lavoro realizzato. Questo è bellissimo premio. Grazie, dottore. In aggiunta il premio realizzato, il lavoro realizzato dai ragazzi dei licei Mazzini sul femminicidio, che abbiamo voluto aggiungere a già un così premio molto importante. Grazie di vero cuore per quello che fa e per quello che continuerà a fare per tutti noi. E andiamo con la prossima premiazione, che è la quinta, un altro figlio illustre della nostra terra, che opera in un campo molto molto particolare. E io, vista la delicatezza del campo in cui questo nostro premiato opera, ho voluto inserire una canzone veramente che parla della vita, tratta dal film di Roberto Benigni La vita è bella, perché volevo che questo momento fosse non più solenne rispetto agli altri, perché siete ai nostri occhi tutti uguali, ma visto che parla dei bambini, parla dell'infanzia, quindi è un tema molto, molto delicato, molto fragile, capivo che questa canzone potesse in un certo qual senso rendere il messaggio ancor più vivo di quella che poteva essere la mia interpretazione canora. Sto parlando del sociologo Antonio Marziale, un bellissimo applauso. E vediamo, come si dice, dottore Cucuzza, in televisione, vediamo l'RVM, giusto? Via. La verità, ho avuto grossi risultati, che reputo piccole vittorie, perché il da fare per i bambini è tantissimo, ma se penso al fatto che sono stato colui che ha portato la rianimazione pediatrica nell'unica regione d'Italia che non ce l'aveva, la Calabria, se penso a quello che ho fatto per i bambini della Ciambra, dove adesso vanno a scuola, hanno la strada asfaltata, hanno la profilassi sanitaria, se penso a tutte le cose però che avrei potuto fare e non sono riuscito a fare, penso che sia una vittoria relativa. Però quando la tua terra si ricorda di te e ti riconosce per il lavoro che stai facendo, è una cosa
che fa sicuramente molto piacere, e soprattutto giudico molto positivamente le persone che non dimenticano che la Calabria ha figli sparsi nel mondo che hanno portato il loro, diciamo, contributo anche a far conoscere la Calabria migliore, e che loro si ricordino di noi non fa che rendergli onore, perché vuol dire che le radici sono ben piantate, vuol dire che il nostro essere calabresi significa anche solidarietà, significa qualcosa. Ecco, perché quello che purtroppo io ho notato da sociologo investito del ruolo di garante per l'infanzia e l'adolescenza di questa regione è che vedo immobilismo politico troppo diffuso. Bisogna fare, io sono arrivato, ho detto bisogna fare la rianimazione pediatrica, fatta. Cioè, la differenza fra me e la classe politica qual è? Il fare. La politica è immobile, parla, annuncia, dice, e però di fatto ci ritroviamo con ospedali ridotti come quello di Locri, come quello di Polistena, come altri ospedali che non dovrebbero neanche essere chiamati più così. Ci ritroviamo con il 90% degli edifici scolastici che non ha il decreto di agibilità, ci ritroviamo con una rete ferroviaria che è uno scandalo, ci ritroviamo con barriere all'ingresso che costringeranno altri giovani, come hanno costretto il giovane che fui io allora, ad andare via. E questo purtroppo la classe politica deve interrogarsi, perché tutto filtra dalla politica. E anche la gente dovrebbe per coscienza interrogarsi, chiedendosi quando va a votare se vota per coscienza o se vota in altri modi, ecco, perché quello è il momento fondamentale. Scegliere la classe dirigente, probabilmente è un difetto della cittadinanza, perché la classe dirigente che c'è a me non ha dato risposte, ecco. A quanto vedo non ha dato risposte in nessun settore, quindi c'è molto da riflettere e da pensare. Continuiamo la nostra rassegna premiando un'altra eccellenza del nostro territorio che attraverso il suo gusto, la sua moda, il suo modo di essere è riuscito veramente a sovvertire uno stile e a crearne uno proprio. E io con grande, grandissimo piacere che vorrei che voi tributaste un applauso al maestro, l'artista Lino Valeri, figlio di Calabria, conosciuto per il suo stile, per la sua grazia e la sua eleganza di stilista in tutto il mondo. E anche in questo caso abbiamo scelto un brano particolare, sono tutti brani particolari quelli che abbiamo inserito nelle clip dedicate ai premiati, ma io mentre guardavo i suoi modelli ho pensato a New York, ho pensato al grandissimo stile di questa città, figlia anche dell'Italia, della Calabria, dell'Europa. È figlia dei sogni. Immaginavo il suo sogno quando magari con la classica valigia di cartone è partito per poter coltivare quello che era la sua volontà, il suo sogno, quello che custodiva nel cuore, divenendo oggi probabilmente ciò che lei pensava di essere tanti anni fa. E superando veramente le sue più grosse e le sue più grandi aspettative. Questa canzone New York, New York, sempre di Frank Sinatra, che è dedicata a lei, alla sua carriera e a quanto di meraviglioso ha fatto e continuerà a fare. In all New York, I
Questo premio perché è il primo premio che ricevo al di fuori del mio settore lavorativo, che è il campo della moda, e naturalmente è una cosa che mi onora veramente. E poi prendere da un'associazione culturale come questa è una cosa importante, è una bella responsabilità. È un settore molto difficile. Io ho mio nipote che adesso fra poco entrerà in azienda e gliel'ho già preparato di affrontare dei sacrifici, perché non è tutto facile, no? Bisogna impegnarsi e le cose non vengono solo così, bisogna avere molta passione, muoversi sempre in modo per poter portare avanti anche a livello culturale, dare cultura in questo mestiere. Qualunque mestiere che si fa bisogna portarlo avanti bene. Altrimenti ormai non si fa niente, tutti i settori penso che vanno curati, però devono affrontarlo con più impegno, ecco. Perché ormai le botteghe non ci sono più, bisogna muoversi da sé, girare e apprendere in giro quello che si può apprendere, no? E poi migliorarsi sempre nel settore. La gente ha poca cultura nel settore, perché da tanto che non... Una volta le famiglie andavano a vestirsi dal sarto, ora vanno nei grandi magazzini e quindi non sono curati in un certo modo, no? La bottega crea tutti quanti a imparare il mestiere dalla fondamenta, no? Oggi il mestiere si apprende così e tutti si sentono stilisti. Invece bisogna passare per la sartoria, bisogna, come dico, fare gavetta, no? No, quindi dico un bell'impegno, però e poi dopo dà molta soddisfazione alla fine, no? E anche questi ragazzi, se riescono a inserirsi bene, perché c'è bisogno di ragazzi giovani, no? Altrimenti questo mestiere va a finire, no? E andando a finire questo mestiere, logicamente si va verso l'industria e la gente si veste così, diciamo, no? Bisogna sempre che ci sia la mano sartoriale nell'abbigliamento. Poniamo il premio a favore delle camere e delle fotocamere. Siamo qui, noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. Forse tu sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare? Separarci un giorno potrà. Grazie. La dottoressa Scopelliti è premiata dalla professoressa Marisa Romeo. Chiedo scusa, la mia voce sta facendo un po' carachiri. Però purtroppo
La dottoressa Francesca Pellidione è potuta essere presente. Un impegno dell'ultimo momento non le ha consentito di essere appunto qui in mezzo a noi. Leggiamo quello che lei ci ha scritto, sempre dalla viva voce della dottoressa Romeo. Ritirerà il premio al suo posto invece? La signora Nivis Castagna. Ecco, questo è il premio ritirato dalla signora Nives, grazie. Quindi anche il video CD realizzato dai ragazzi del liceo Mazzini di Locri. E sentiamo la lettera che la dottoressa Scopelliti ci ha fatto pervenire. Gentile Presidente Audino. Diceva gentile Presidente Audino. Gentile Presidente Audino. La ringrazio per la candidatura al Premio Eccellenza e alla Professionalità che l'Accademia Tenaniche, da lei presieduta, ha voluto riconoscermi con una motivazione che mi lusinga, perché parla del mio impegno nella battaglia per la giustizia giusta. Quella battaglia che avrebbe voluto e dovuto portare avanti Enzo Tortora e che invece una brutta storia di mala giustizia ha impedito. Voglio ricordare che dopo quell'assurdo arresto del 17 giugno 1983, con accuse false quanto infamanti, Enzo disse: «Mi è scoppiata dentro una bomba al cobalto». Nient'altro che quel tumore che nel maggio del 1988 lo ha portato via. Quando ho capito che il suo Big Man aveva detto «stop», Enzo ha voluto trasferire a me quella sua battaglia, affidandomi una fondazione che porta il suo nome e che rappresenta il mio principale e irrinunciabile dovere. Un impegno difficile, impegnativo, certo, ma entusiasmante, che non posso tradire, al quale di contro devo aggregare quanti più italiani possibile. E la voce di Enzo, il suo sacrificio, la sua battaglia, devono continuare a suggerire soluzioni adeguate per ripristinare lo Stato di diritto in Italia, per quella necessaria, quanto non più rinviabile, riforma della giustizia, la riforma Enzo Tortora. Purtroppo non potrò essere lì con voi a ritirare il premio, ma la vostra attenzione a questo tema e alla memoria di un grande uomo saprà compensare la mia assenza. Nell'augurare buon lavoro, con un caloroso abbraccio rinnovo a tutti voi il mio sentimento di apprezzamento. Questo è l'applauso a Francesca Scopelliti, il premio è stato ritirato dalla signora Nives. E continuiamo con una premiazione straordinaria, signori. Questa premiazione è veramente straordinaria perché l'uomo che sta per ricevere questo premio è una persona straordinaria che ha investito la propria vita verso il sociale, verso l'aiuto diretto al prossimo. Io ho preparato anche in questo caso, anche se è una premiazione straordinaria, che è al di fuori del contesto delle eccellenze, perché io reputo, così come il Presidente e la Vicepresidente, tutto il Comitato hanno ritenuto, e anche egli un'eccellenza del nostro territorio. E quando si parla di temi così delicati, perché quest'uomo è un medico e si reca spesso in Africa per poter dare il proprio sostegno, appunto medico, ai bambini, ho preferito lasciare un attimino fuori la mia voce e inserire, come nel caso del sociologo Marziale, un brano che non ha bisogno di presentazioni, di un certo Louis Armstrong. Quindi di conseguenza credo che il tema ne valga veramente la pena. Vediamo. We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find
fine, we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less. Oh, love. In Africa praticamente mi occupo come oculista, lavorare nell'ambulatorio, lavorare per la chirurgia dei bambini, delle persone normali, di tutte le persone, e anche mi occupo di portare degli aiuti economici dall'Italia in Africa. Poi in Italia faccio praticamente, ho incominciato a fare con un'associazione degli screening per la popolazione, in modo da rintracciare, da trovare delle malattie di cui uno magari non è a conoscenza, e quindi cercare di avviare le persone a fare ulteriori visite, a fare accertamenti. E praticamente avevo incominciato prima in Africa, dice, perché ho incominciato in Africa? Molti mi dicevano: ma c'è bisogno in Italia di fare queste cose, perché non è prima in Italia? Vabbè, io ho avuto l'opportunità lì e sono andato lì. Però successivamente c'è stata anche l'opportunità in Italia di fare il volontariato, e allora ho fatto anche il volontariato, lo sto facendo. Adesso dovremo proseguire con questi screening che noi conduciamo in vari paesi. Qua in tutta la Ionica abbiamo fatto degli screening, adesso non starò a dire quali sono i paesi. Siamo stati a Siderno, a Locri, a Gioiosa, siamo stati ad Ardore, ad Africo, siamo stati a Samo, a Caraf del Bianco, qualcuno adesso lo dimentico perché li sto ripetendo così. Grazie veramente di quello che ha fatto e continuerà a fare con tanto entusiasmo, e sono sicuro che tanti suoi colleghi probabilmente accoglieranno questo invito. C'è bisogno d'aiuto, ragazzi, quindi seguiamo l'esempio di quest'uomo così intraprendente e così coraggioso. Grazie, grazie di vero cuore. 100 è un progetto che riguarda la lotta contro il bullismo, e io rappresento, interpreto un personaggio di nome Raul, il quale, beh, vedrete nei cinema come andrà a finire, e ovviamente ancora una volta questa fatica di Bruno rappresenta un tema sociale purtroppo troppo diffuso. Oggi ormai si parla di bullismo in tutte le scuole, si parla di bullismo persino sulle piattaforme online, è purtroppo una piaga che affligge questa società. E il vostro contributo è veramente determinante per questi temi sociali che ogni anno voi trattate in maniera larga. Quanto secondo te il coinvolgimento dei giovani può in qualche modo aiutare queste realtà così difficili, quali la nostra Locride, dove purtroppo ci sono queste tematiche sociali molto radicate e diffuse? Anzitutto vorrei fare una premessa. La Calabria non è una regione etichettata. Nel senso, i calabresi non hanno un'etichetta, non è vero che siamo tutti, facciamo parte di un sistema dove c'è malaffare, diciamo un sistema criminale. Detto questo, le iniziative che facciamo con Bruno, io in primis, sono un'ottima risorsa e un'ottima risposta a tutte quelle critiche che ci vengono date, a tutte quelle critiche che vengono date alla Locride, perché, ripeto, non è vero che siamo già etichettati come persone cattive, questo non è vero. Grazie e buonasera a tutti. Vi porto i saluti da parte del direttivo dell'Associazione Culturale Calabro Brianzola, di cui mi onora la presidenza da circa 18 anni. Vi porto anche i saluti che ci siamo sentiti ieri sera, erano verso le 7:30, di un nostro concittadino di Palmi, il giudice Nino Marazzita,
che sabato colgo l'occasione per dirlo anche a voi. Sabato 16 marzo verrà premiato la 10ª edizione del premio Badolato proprio nella sala consiliare del comune di Pontelambro, che gentilmente il sindaco, il dottor Pelucchi, ci ha concesso. Perciò grazie a tutti voi, grazie per la bella presentazione, per la bella manifestazione, grazie per lo spessore dei premiati, di cui molte persone li conoscevo, tra cui il dottor Cucuzza, Antonio Marziale, non ti dico dottore, Antonio Marziale, e anche la dottoressa Scopelliti, che è stata premiata, che purtroppo per motivi impellenti non è potuto partecipare. Grazie ancora e buonasera. Cedere il microfono. Un saluto da parte mia, con molto piacere, con molto onore sono venuto a questa premiazione, che mi ha permesso di conoscere anche qui direttamente nella vostra terra quelle che sono le eccellenze. Noi siamo abituati, come è stato detto anche in questa sera, a vederle dalle nostre parti, al nord, nella Brianza. Noi quotidianamente parliamo, vediamo quanta capacità, quante doti, quanta competenza ci sono nelle persone della Calabria, ed è un vero peccato che invece quando si parla di Calabria solitamente se ne parla in modo negativo. Comunque si arriva sempre a parlarne non per valorizzarne e dare il giusto peso, il giusto valore a tutto ciò che viene fatto, ma soltanto e purtroppo soltanto per aspetti negativi. Per cui io mi associo a quanto è già stato detto, facciamo di tutto perché questa magnifica terra possa esprimere qui tutte le sue potenzialità e tutte quelle opere di cui si parla, oltre a farle dove devono essere fatte, ma devono essere fatte anche qui, e non bisogna dimenticarsi. Grazie ancora, tanti auguri a tutti e grazie per tutto quello che ho sentito e ascoltato quest'oggi. Grazie davvero. Sì. Buonasera a tutti, io porto innanzitutto i saluti del gruppo folcloristico I Brianzoli, che è un gruppo storico. Noi siamo vestiti come Renzo Lucia, quello dei Promessi Sposi, quindi con gli abiti del 1600. E soprattutto suoniamo uno strumento che esiste solo in Brianza, che in italiano si chiama flauto di Pan, quindi è fatto con le canne lacustri del lago di Como, e nel nostro dialetto si chiama Firlinfe, è una cosa molto caratteristica. Ve lo dico perché 99 su 100 ad agosto staremo 20 giorni qui in Calabria, quindi spero di trovare il modo di venire anche da voi e così vi facciamo conoscere un po' le tradizioni della Lombardia. E porto anche invece i saluti dello IOV Italia, che fa parte dell'UNESCO, dove sono vicepresidente, e con vero piacere di essere stato qua, quindi grazie di tutto e grazie a voi per la gentilezza e per l'accoglienza così calorosa. Grazie. Le invito sul palco una persona veramente speciale, ho avuto modo di apprezzare la sua arte in diverse occasioni e vorrei che mi aiutaste anche voi. La poetessa e scrittrice Maria Capece, che è qui con noi, e la invito sul palco. Porgo il mio formale saluto sia a tutti i presenti in sala che al Palazzo della Cultura di Locri, che elegantemente ci ospita. Desidero inoltre, con la gioia nel petto, ringraziare ufficialmente per l'invito la professoressa Concettina Udino e la professoressa Marisa Romeo, nonché doveroso l'Accademia del Mediterraneo Atena Niche, terza rassegna Premio Eccellenze alla Professionalità 2019. Goder di una serata di codesto livello vuol dire esclusivamente trovarsi dinanzi a delle persone illustri, con spiccata notorietà, ossia a delle eccellenze che, attraverso la loro distinta professionalità, sono riuscite a dare allo sguardo del mondo l'immagine di una bella Italia, ove ancora cultura, informazione, rispetto, impegno e creatività fanno la differenza. Valori preziosi e prioritari per la vita dell'uomo. E per noi che di queste sostanze viviamo, sicuramente valido motivo di smisurato orgoglio. Ad avallare il tutto, questo prestigioso riconoscimento, alquanto meritato.
Mi congedo dicendo che, nel mirare ciò, le nostre pupille sfavillano di stima, apprezzamento e straordinario affetto, come, in occasioni analoghe, sfavillavano di euforia gli occhi della nostra amata Ivana, dolce e indimenticabile sorriso di strabilianti momenti. Grazie a tutti di cuore, buona serata. Abbiamo ancora l'ultimo intervento, quello del presidente Ettore Soluri, spero di averlo pronunciato bene, è qui presente, grazie. Allora, prima di ogni cosa volevo ringraziare l'Accademia del Mediterraneo che ci sta ospitando, la persona del presidente e del vicepresidente, nonché il signor Versace che ci ha permesso di avere questo contatto e quindi sono veramente emozionato qui questa importante platea. Io sono Ettore Soluri, presidente dell'associazione Ars Vitae, e con me c'è anche il vicepresidente, la dottoressa storica dell'arte Lidia Riga, che si occupa dell'allestimento di quello che noi proponiamo. Non è altro che una ricerca ancora più indietro di quello che è la nostra storia, che va dalla gastronomia anche agli aspetti socioculturali. Noi non facciamo altro che proporre in modo itinerante una taberna, quindi l'arte cochinaria e le altre arti in taberna. Fuori all'entrata avete visto giusto un attimo di quello che noi creiamo. Quindi noi siamo itineranti e portiamo avanti nei vari siti della Calabria quello che è la nostra cultura gastronomica, partendo dal Medioevo, perché praticamente noi ci occupiamo di Medioevo, quindi molto molto più indietro di quello che è la gastronomia attuale. E quindi attraverso il Medioevo raccontiamo anche i fatti, gli aneddoti del sito che ci ospita, quindi cercando di far conoscere, perché prima sono state dette tante cose sul fatto della calabresità e quindi ritengo che molte volte ci sono anche dei nostri giovani che non sanno bene il loro territorio, perché non sono attenti, sono distratti, ormai è una società diversa da quella mia, diciamo. E quindi il fatto di proporre anche gli aneddoti, le storie del sito dove vivono è anche importante, perché è da lì che comincia anche a nascere l'amore verso la propria terra e quindi sentirsi orgogliosi di rimanerla, di rimanerci e di divulgare quello che di buono noi abbiamo, perché abbiamo tanto di buono. Grazie, grazie. Delle parole veramente, complimenti di vero cuore per quello che fate, perché attraverso il vostro operato andate a impreziosire ancora di più questa terra. Grazie, grazie mille, grazie mille. Come ogni manifestazione che si rispetti, c'è una sigla di apertura, una sigla di chiusura. Questo è un brano particolare, un brano scritto da me e presentato nell'opera che è stata donata agli illustri premiati e si intitola Istanti, proprio per simboleggiare che la nostra vita è fatta di istanti e che vanno a comporre i nostri minuti, i nostri giorni, le nostre ore, il nostro tempo. Quindi il tempo che noi abbiamo a disposizione dobbiamo trattarlo bene, signori. Si parlava prima dei promessi sposi e non a caso voglio chiudere con questa massima espressa, lo faccio sempre, in tutte le mie manifestazioni, tratta appunto dei promessi sposi, la quale, vogliate bene un pochettino a chi l'ha scritta e un pochettino a chi l'ha riaccomodata, ma se fossimo stati in grado di annoiarvi, credete, non è stato fatto apposta. Questo video che vedrete, e ci saranno i ragazzi che balleranno su questa canzone, è stato realizzato appunto da loro per dare ancora più slancio alle bellezze della nostra terra, gridando, non in silenzio, ma ad alta voce e anche col linguaggio primordiale, che è quello del corpo, che è possibile cambiare. E questa sera abbiamo gettato un grandissimo seme che sono convinto che nel tempo darà dei frutti molto importanti. E grazie a tutti. Sigla di chiusura che voglio dedicare a un angelo di cui prima si parlava, la cara dolce Ivana. Ti voglio bene. Vai. E forse il vento lo sa e lui ti accarezzerà. La confusione che fa ormai da un'eternità. È
dorme accanto a te, ma non vive dentro di te. E una ragione non c'è ad illuminare me. La differenza è racchiusa dentro di te. Se m'appartieni non so, di sicuro ti cercherò. Ti cercherò e vedrai, il sole ritroverai. A strani giochi giocai, ma non vinsi mai. Chissà se tu mi ascolterai. Io che vivo solo di quei brevi istanti, istanti lontani ormai. Più svariati tu sei. Ma chissà se tu mi ascolterai. Io che vivo solo di quei brevi istanti, istanti lontani ormai, tra i miei ricordi più svariati tu sarai. Ma il vento non potrà di certo strapparmi via il tuo sguardo fugace, la tua ipocrisia. Se m'appartieni non so, di sicuro ti cercherò. Cercherò e vedrai, il sole ritroverai. Chissà se tu mi ascolterai. Io che vivo solo di quei brevi istanti, istanti lontani ormai. Tra i miei ricordi più svariati tu sarai. Ivana. Grazie, grazie, grazie ragazzi, grazie di cuore. La febbre è arrivata, però è arrivata alla fine dello spettacolo. E io volevo ringraziare Matteo Nesci e Laura Namia per questa splendida performance, nonché tutti voi. Questo è un omaggio che viene dato a te, viene dato a voi da parte dell'Accademia Atena Nike. E un abbraccio veramente grande, grande a tutti. Vi vogliamo bene. Buona serata.